Nicola Fiasconaro, maestro pasticcere pluripremiato a livello internazionale, oggi anche premiato alla sesta rassegna nazionale del Panettone del Pandoro. Intanto tutti questi premi sono dei veri e propri fiori all'occhiello, dove li tieni, dove li conservi? Ma si conservano in questo borgo medievale delle Madonie che è Castelbuono, dove da 61 anni la Fiasconaro insomma è presente col patrimonio millenario di arti e di tradizione, soprattutto sul dolciario, ma da un po' di anni ci siamo cimentati anche nelle paste acide e oggi festeggiamo qui la vigilia del Natale con tutta una serie di colleghi e di pasticcerie rinomate non soltanto laziali, anche dalla Sicilia a Trentino, questo dolce che ha un significato, un valore molto prestigioso, perché non c'è casa più povera dove non si dona il panettone, nella solidarietà, dove c'è il sommerso, quindi ha questo significato nobile anche il panettone, e noi siamo stati bravi a intuire che si poteva produrlo anche in Sicilia con tutto il nostro sistema agricolo, agroalimentare che la natura ci dona in questa terra che è appunto la Sicilia, e quindi coniugare la cultura nordica di paste acide col patrimonio agroalimentare siciliano è stato vincente, e non soltanto in Italia, perché riusciamo, questo dolce famoso in tutto il mondo, esportiamo dagli Stati Uniti all'Europa, ai paesi arabi e quant'altro. Noi siamo ben lieti e contenti, ovviamente. Bravissimo Nicola, tra l'altro tu sei ambasciatore proprio dell'eccellenza italiana nel mondo. Quando tu però ti dedichi alla comunicazione a Castelbuono di Sicilia, chi rimane? Parliamo proprio della Fiasconaro, di come si è ingrandita questa bella famiglia. Bella, è una favola la Fiasconaro, ma soprattutto che continua ad esserla, perché abbiamo la quarta generazione, sono con Fausto e Martino, i miei fratelli, e tutti i nostri figli sono già in azienda. Io fra l'altro mi sento davvero fortunatissimo, perché mio figlio Mario ha 21 anni, come me è nato in una bottega, in un'officina dolciaria, e quindi la tradizione continua. Questa è la cosa, il regalo più bello che posso ricevere, e che avere la serenità che nel futuro quello che è un patrimonio di arti culinarie siciliane e soprattutto della mia famiglia, la Fiasconaro, continua a rappresentare l'eccellenza italiana nel mondo. E questa è una degna e ottima conclusione per questa prima giornata della sesta rassegna nazionale a Roma del Panettone e del Pandoro.